Come possiamo ritrovare la calma quando siamo presi da ansia e stress? Quando siamo oppressi dai mille impegni che ci siamo presi, spesso cerchiamo un momento di relax, magari in attività che è facile che si trasformino in nuovi obblighi. L'unica cosa da fare in questi casi è cambiare atteggiamento. Ma è possibile vivere senza ansia, nel pieno del nostro stress quotidiano? Come possiamo stare nella calma mentre dobbiamo agire e fare tante cose? Le due principali strategie con cui la maggior parte di noi affronta questa situazione in genere sono fallimentari. La prima prevede di stringere i denti, inserendo forzatamente tra i mille impegni dei momenti per noi stessi: fare un massaggio, andare in palestra, fare yoga, danza. Ma questi momenti finiscono per aumentare l'elenco delle nostre cose da fare. La seconda strategia prevede l'ipotesi di realizzare un sogno impossibile, che per disperazione crediamo possibile, ovvero ritirarsi in una baita in montagna, aprire un agriturismo, andare a vivere ai Caraibi o in un paesino al mare e così via. Ma quanti di noi lo faranno veramente? Ma allora cosa possiamo fare? La prima cosa da fare è rinunciare alla fretta, non agli impegni da affrontare, ma alla fretta, alla corsa col tempo. Eliminare la fretta significa dirci: farò quello che c'è da fare, ma con i miei tempi. Dobbiamo diventare padroni del nostro tempo. Non serve toglierci degli impegni se la fretta rimane, è la fretta che va abolita. Attingendo alla nostra parte saggia, imponendo alle azioni il nostro ritmo. Il saggio che c'è in noi ci dà equilibrio e non ci fa agitare. Questa scelta permette alla mente di attivare nuove funzioni. L'attivazione volontaria di questa saggezza interiore ci porterà a un secondo passo: eliminare il senso di urgenza. Siamo abituati a vivere nel vortice, pensando che se non stiamo dietro a tutto accadrà l'irreparabile. Attribuiamo un significato drammatico al non riuscire a far tutto e viviamo ogni istante con premura e inadeguatezza. Stabilire una nostra velocità consapevole relativizza le cose, vivendo ogni singolo dovere per ciò che è e non come una montagna d'ansia, lo svolgeremo più fluidamente. E ci potrà pure avanzare del tempo. Sicuramente, tra tutte le cose che ci imponiamo di fare giornalmente, ce ne saranno alcune non così necessarie e altre che possono aspettare almeno un po'. Mentre sperimentiamo un ritmo diverso, valutiamo se il nostro programma della giornata è realistico oppure se ci stiamo chiedendo davvero troppo. Come ultima cosa, mentre svolgiamo la nostra routine, cerchiamo anche di ricordarci di riequilibrare il respiro. Il respiro ci dà la calma, il respiro ci toglie la fretta, dandoci un ritmo più calmo, rilassando la muscolatura del torace. Respiriamo.